Ciao a tutti, guerrieri e guerriere, sai, io sono Ferdinand e sono un gran fan di Sailor Moon. Oggi, martedì 11, vediamo un po' il calendario cosa dice. 12 settembre 2017. Sono qui per raccontarvi, come avevo detto, che c'era un video dedicato non a tema Sailor. Quindi un video che è dedicato alle mie città e ai paesi preferiti. Oggi registro con il cellulare, in realtà sarei anche in ritardo per il tirocinio, però essendo da solo con il cane, portala fuori, eccetera, eccetera. Poi ora vedrò un po' di organizzarmi, però io voglio registrare in anticipo perché ho casa occupata oggi. E la fotocamera è in carica. Perché la fotocamera si sente in maniera strana? La Nikon si sente così, l'audio? Non lo so. Chiarash mi diceva che io dovrei mettere più lontano. Perché io se la metto così, Chiara, come sto, l'ho messo il telefono col bastone. In realtà è la stessa distanza. È strano che il microfono, poi vedrò. Di fare oggi, adesso sta in carica, la batteria si era scaricata. Tornano le mie città e i paesi preferiti. Dopo le città del nord Europa, compresa la Groenlandia, ci spostiamo a delle isole più calde. Come avete potuto vedere dal titolo, parliamo delle Canarie. Le isole Canarie, che secondo leggende antiche, dicono che è praticamente il resto del continente Atlantide, la mitologia greca che si era sparsa nell'antica Grecia, eccetera, eccetera. Non si sa bene la morfologia, se queste isole fossero all'epoca dell'antica Grecia, in età antica, fosse un continente. Non saprei neanche cosa dire perché da quel poco che ho potuto scoprire sulle origini delle Canarie, dalla struttura morfologica, della geografia fisica, non si capisce bene se ci sono state ipotesi durante la preistoria, quando i continenti erano tutti attaccati, prima che l'uomo nascesse, diciamo così, fossero un continente, oppure durante l'età antica era un continente, non lo so, però non si capisce molto bene. La morfologia riprende dal Sahara, perché essendo queste isole di geografia fisica legate al continente africano, si trovano di fronte al Marocco, in mezzo all'Oceano Atlantico, tra tre continenti: America, Africa, Europa. Appartengono alla Spagna da 500 anni, da quando Cristoforo Colombo ha scoperto l'America praticamente. In alcuni siti vedevo che il Marocco, ora non so chi, o l'Unione Africana, li volevano di nuovo indietro perché dicevano che erano territori africani occupati da stranieri. Da queste isole, che poi vedremo più in là, ci sono due isole portoghesi, Azzorre e Madeira. Madeira è più a nord delle Canarie, le Azzorre si trovano più nel lato centrale dell'Oceano Atlantico, tra America, Europa e Asia. Come ho detto, sono sette isole di origine vulcaniche, sì. Mia sorella c'era andata in viaggio, in vacanza a Gran Canaria, da Gran Canaria appunto, Canarie, i canarini di isole. Queste isole erano abitate dai tempi del Medioevo, un popolo indigeno che poi fu sterminato dall'arrivo dei portoghesi, quando ci fu la circumnavigazione dell'Africa probabilmente, e successivamente dai spagnoli che arrivarono a occupare questi territori. Questi territori appartengono, come ho detto, alla Spagna. Sono territori, hanno una regione
regione autonoma e quindi dalla Spagna. Cos'altro dirvi? Cristoforo Colombo, quando tornò dei suoi viaggi dall'America, ebbe sosta in queste isole, Las Palmas in Gran Canaria. C'è proprio un museo che dice che era la casa, tra virgolette, di Cristoforo Colombo, dove aveva alloggiato durante una tappa del suo rientro dall'America alla Spagna. A parte Gran Canaria, il tipo di clima cambia, perché ci sono montagne alte, come mi ha detto mia sorella, si vede dalla montagna alta di Gran Canaria, cioè più latitudine, come se fossero le Alpi, più freddo. Da sud a nord cambia nel clima, essendo in mezzo all'oceano Atlantico. Poi c'è anche il continuo del deserto del Sahara, vicino alle spiagge ci sono queste distese di deserti. Mia sorella mi ha detto che Las Palmas ha dei tanti vari climi, climi, e quindi ha dei climi freddi la notte, come se fosse deserto, e caldo di giorno. Ci sono molti turisti, ci sono molte persone asiatiche di origine cinese che hanno dei negozi, come ormai sanno dappertutto, e ci sono molti turisti, molti turisti del nord Europa. Mi ha detto anche un'altra cosa: all'aeroporto ci sono tre lingue, i cartelli scritti con tre lingue, lo spagnolo, in inglese e il tedesco, mi sembra. Non si capisce bene, l'italiano non c'è e neanche il francese. Tenerife ha un vulcano, quindi questo vulcano poi si vede da Las Palmas, perché Las Palmas, Gran Canaria, si trova al centro. Las Palmas è la provincia autonoma dell'isola di Gran Canaria, nel distretto, ora non so, Lanzarote, che è un'altra isola insieme a Fuerteventura, che si trovano nel lato destro, proprio di fronte al Marocco. Lanzarote mi sembra che ha un altro isolotto disabitato, non so dove, come si chiama, però ha un isolotto disabitato. Questo clima ha la stessa longitudine della Florida. Io innanzitutto voglio dare ovviamente sostegno a questo uragano che adesso è arrivato anche in Florida. Purtroppo non possiamo fare niente, perché quando la natura ribella e getta, quindi eccetera eccetera. Io non ho altro cosa da aggiungere più alto, vediamo un po'. Cioè, allo stesso stavo dicendo ora, perché davvero non ho fatto neanche colazione, quindi sono un po', allora mi sono ingarbugliato. Allora, il clima, la stessa longitudine della Florida praticamente. Il paesaggio che voi vedrete, chi va alle Canarie o dalle fotografie, è molto simile a quello del Nord America, quello che abbiamo in Florida, quello che abbiamo in California, o abbiamo nella Bassa California che appartiene al Messico. Cioè è molto paesaggisticamente è molto simile, perché poi, come sapete, i coloni spagnoli, anche nelle ex colonie americane, facevano le stesse strutture praticamente. Ecco perché si assomigliano i paesaggi. Ci sono di tutti i tipi i cibi, dai vegani, ovviamente vegetariani, ma anche loro hanno più i piatti tipici spagnoli, più esotici, perché essendo delle isole. Però anche il pesce è uno dei loro piatti tipici. Poi c'era, non mi ricordo, c'era il frutto anche. E l'acqua non è potabile, l'acqua del rubinetto non si può bere, quindi si devono comprare appunto nei supermercati, mentre
poi mentre perché c'era più, ora non so se si può fare la doccia, probabilmente le cucine sono elettriche, non sono come qui in Italia, sono diverse, e non hanno ferrovie, ma non hanno ferrovie perché sono delle isole come l'Islanda che non c'ha ferrovie, hanno solo l'aeroporto e per camminare sull'isola ci sono autobus e si può noleggiare auto. Quindi io delle Canarie mi fermo qui perché sono in ritardo con il tirocinio. Guerriere e guerriere Sailor, noi ci vediamo domani, penso, con un altro video, non so neanche io di che genere. Mi potete seguire nei miei social network, Facebook, Street Fighter Cross Tekken e Instagram, volevo dire, Telegram, Snapchat, eccetera, eccetera, trovate anche il mio blog, blog troverete qui sotto l'info box. Ci sono, nell'info box ci sono anche i canali dei ragazzi Sailor Team, Kerajun, Sexually War Team, From All Master Channel, eccetera, eccetera. Se volete farmi delle domande c'è il Sailor Ask. Guerriere e guerriere Sailor, io chiudo perché sono già in ritardo per il tirocinio e il telefono non regge tanti video lunghi, ecco perché. Mi dispiace per la Nikon che si sentirà quell'audio strano, purtroppo è la macchina fotografica, la macchina digitale che è così. Non sono riuscito ancora a capire come risolvere questo problema, anche quando edito non posso risolverlo. Guerriere e guerriere Sailor, al prossimo video. Ciao!